Sono l'automobilista italiano medio, il re del puntatacco, il teorico della debraiata, quello qua a macchina cattiva, qua a striscia sopra. Me conoscono tutti. Quando voi state al semaforo, in salita c'è il rosso, poi il giallo, voi state per ingranare la marcia e dietro sentite subito PIP, so io. Quando alla traversa domandate a vostra moglie che faccio, vado a destra, vado a sinistra, oppure vi soffiate il naso e dietro sentite subito pi, so sempre io, Cecconi Bruno, quello che vi sveltisce i riflessi. Io sono qui per chiedere un nuovo decreto legge, una modifica al codice della strada. Chiedo l'abolizione del pedone. Possibile che nel 1965 c'è ancora gente che va a piedi come le galline? Ma che so, tutte ste zebre, ste strisce che intralciano il traffico, che il pedone venga catapultato da un marciapiede all'altro, che attraversi la strada per aria, sul trapezio come al circo equestre, oppure attaccata a una liana come Tarzan. E qua bisogna porvi rimedio. Il pedone è diventato insensibile, non realizza più. Non si scansa nemmeno col paran, parapapapapara, nemmeno col clacson a mucca. Allora io ho messo il clacson a ruggito, come il leone della metro. Ma fosse solo il problema del pedone. Ci sono tanti altri piccoli problemini, ma l'automobilista medio risolve, l'automobilista medio italiano si arrabatta, risolve. E le luci, per esempio, vi pare possibile che uno va tranquillo, beato per strada, all'improvviso te scaraventano i fari in faccia? Che fai, fai la ripicca? Ok, tutti in faccia pure te? Allora io ho messo un piccolo dispositivo, tac, una botta al commutatore e invece degli abbaglianti si accendono dei fari, vero? Un tantinello più vivaci. le risate con la mia ragazza Yolanda è rimasta a bocca aperta. Una sera sono andata a fare una passeggiata romantica sentimentale in macchina, mi sono fermata a Ostia. A un certo momento io ho fatto: Yolanda, vuoi vedere la Sardegna? Tacco, accesi i fari, tutta si vedeva da Sassari a Cagliari. Come se fosse giorno. Mi hanno preso per faro dei Civitavecchia. Due naufragi quella notte. E lo svin? Prego. Lo svin? Che c'hai a fare, radio? Se con tutti sti palazzi, la rete filotranviaria è tutto disturbato. E allora ho fatto un piccolo dispositivo. Un'antenna speciale. L'antenna Cecconi. La sera alla mia ragazza gli ho detto: Yolanda, che vuoi sentire? Perigomi in edizione originale? Broadway? Tacco, ho alzato l'antenna Cecconi, 28 metri e 40, oscillava come una frusta, chiunque si affacciava alle finestre per reclamare, zap, lo sfregio permanente, il segno di Zorro.